Come andò, che mastro Ciliegia, falegname, trovò un pezzo di legno che piangeva e rideva come un bambino. C'era una volta un re! diranno subito i miei piccoli lettori. No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno. Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo da catasta di quelli che d'inverno si mettono nelle stufe e nei caminetti per accendere il fuoco e per riscaldare le stanze. Non so come andasse, ma il fatto gli è che un bel giorno questo pezzo di legno capitò nella bottega di un vecchio falegname, il quale aveva nome Mastro Antonio, se non che tutti lo chiamavano Mastro Ciliegia per via della punta del suo naso, che era sempre lustra e paonazza come una ciliegia matura. Appena mastro Ciliegia ebbe visto quel pezzo di legno, si rallegrò tutto e, dandosi una fregatina di mani per la contentezza, borbottò a mezza voce Questo legno è capitato a tempo, voglio servirmene per fare una gamba di tavolino. Detto fatto, prese subito l'ascia arrotata per cominciare a levargli la scorza e di grossarlo, ma quando fu lì per lasciare andare la prima asciata, Rimase col braccio sospeso in aria perché sentì una vocina sottile, sottile che disse raccomandandosi: Non mi picchiar tanto forte, figuratevi come rimase quel buon vecchio di maestro ciliegia. Girò gli occhi smarriti intorno alla stanza per veder di dove mai poteva essere uscita quella vocina e non vide nessuno. Guardò sotto il banco e nessuno. Guardò dentro un armadio che stava sempre chiuso. E nessuno guardò nel corbello dei trucioli e della segatura e nessuno aprì l'uscio di bottega per dare un'occhiata anche sulla strada e nessuno. O dunque? Ho capito, disse allora ridendo e grattandosi la parrucca. Si vede che quella vocina me la sono figurata io. Rimettiamoci a lavorare e ripresa l'ascia in mano tirò giù un solennissimo colpo sul pezzo di legno. Ohi, tu m'hai fatto male! gridò rammaricandosi la solita vocina questa volta maestro ciliegia restò di stucco con gli occhi fuori del capo per la paura con la bocca spalancata e con la lingua giù ciondoloni fino al mento come un mascherone da fontana appena riebbe l'uso della parola cominciò a dire tremando e balbettando dallo spavento ma di dove sarà uscita questa vocina che ha detto oi Eppure qui non c'è anima viva. Che sia per caso questo pezzo di legno che abbia imparato a piangere e a lamentarsi come un bambino? Io non lo posso credere. Questo legno, eccolo qui, è un pezzo di legno da caminetto come tutti gli altri, e a buttarlo sul fuoco c'è da far bollire una pentola di fagioli. O dunque... Che ci sia nascosto dentro qualcuno. Se c'è nascosto qualcuno, tanto peggio per lui. Ora l'accomodo io. E così dicendo, agguantò con tutte e due le mani quel povero pezzo di legno e si pose a sbatacchiarlo senza carità contro le pareti della stanza. Poi si mise in ascolto per sentire se c'era qualche vocina che si lamentasse. Aspettò due minuti e nulla. Cinque minuti e nulla. Dieci minuti e nulla. Ho oh, capito, disse allora sforzandosi di ridere e arruffandosi la parrucca. Si vede che quella vocina che ha detto oi me la sono figurata io. Rimettiamoci a lavorare. E perché gli era entrata addosso una gran paura, si provò a cantrellare per farsi un po di coraggio. Intanto, posata da una parte, lascia. Prese in mano la pialla per piallare e tirare a pulimento il pezzo di legno, ma nel mentre che lo piallava in su e in giù, sentì la solita vocina che gli disse ridendo: Smetti, tu mi fai il pizzicorino sul corpo. Questa volta il povero maestro ciliegia cadde giù come fulminato. Quando riaprì gli occhi, si trovò seduto per terra. Il suo viso pareva trasfigurito e perfino la punta del naso di Paonazza, com'era quasi sempre, gli era diventata turchina dalla paura.